Stiamo cogliendo l'occasione, diciamo, di promuovere questo sport, come la federazione ha chiesto di fare a tutte le società professionistiche italiane, proprio per appoggiare uno progetto di sviluppo del calcio femminile. Proprio per questo abbiamo visto comunque nel corso dell'anno che i numeri sono sempre cresciuti, e le ragazze sono entusiaste di far parte di questo progetto, che quest'anno è solamente in fase di start-up ma sarà sempre più in fase di crescita. La prima squadra della Pink Bari gioca in Serie A. Se arriva tra le prime due può andare a giocare la Champions League, perché no, sognare magari il sogno di una di queste ragazzine che sta giocando qui oggi. Allora, ci dividiamo subito in quattro stazioni, dove 2 contro 2, questo rettangolino. Mi chiamo Federica, gioco a calcio nelle Pink Bari. Ho scelto di fare questo sport perché mi diverte molto, cioè da quando avevo 4 anni che faccio questo sport, grazie a mio fratello che me l'ha fatto conoscere. Diciamo che nel calcio femminile non lo seguono molto, comunque non esiste soltanto un calcio maschile. Mi chiamo Valeria e ho 11 anni. Gioco a calcio e mi alleno per il Bari. Non mi sono mai piaciuti gli sport come la danza, la pallavolo da femmine, quindi ho deciso di far calcio. Prima volta che alleno le femminucce, devo dire che sta risultando una bella esperienza anche per me, perché ho sempre allenato i maschietti e vabbè, li conosciamo tutti i maschietti, che ci mettono tanta voglia, tanta passione. E il mio dubbio sulle femminucce è che erano un po' pignole, magari erano un po' delicate, invece no. Diciamo che il consiglio alle calciatrici è quello di seguire sempre i propri sogni e finché si può di giocare sempre a calcio, perché se è una passione durerà in eterno. E i consigli bisogna darli anche ai genitori, però, in questo caso, perché ci sono tanti genitori che ancora non vogliono che le proprie figlie giochino a calcio. E loro sono molto fortunate perché sono piccole e possono già giocare a calcio in una squadra tutta femminile. Invece io, quando ero piccola, mi dovevo accontentare di giocare in cortile perché non esistevano le scuole calcio. Valentino ha una grandissima passione per il calcio e per il Bari. Io e mio marito siamo tutti e due molto molto tifosi, con alle spalle anni di Curva Nord e di trasferte, però non abbiamo fatto nulla per portare Valentino a questo. È stata una cosa sua naturale, anzi lei ha riportato me allo stadio a Bari Avellino, famosissimo ormai, base della remontata, e poi si è appassionata al calcio, a Daniele Sciaudone, lo sta ancora aspettando. Siamo fino alla morte, innesando i nostri colori, che ci viene dal più fondo del cuore. Ale, 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 Bari, ale, ale, la Bari, ale. Forza la Bari, ale, canto vivo per te. Sapete! Forza la Bari, ale, canto vivo per te, io non mollerò, sul bianco rosso e mai ti lascerò. E tu la sai? No. Da grande voglio diventare una calciatrice, voglio diventare una Pink, perché sono cresciuta nella Pink e gioco nella Pink.